Net. Pasaros. Palla break e seconda di servizio per Nadal. Fa fatica con il rovescio ad affrontare il dritto di Nadal, chi meno Traver. Come prevedibile, 40 pari, annullata la palla break. Senza spingere particolarmente, specialmente la palla di Nadal gira talmente tanto con il dritto che per un giocatore al rovescio non eccelso è molto complicato da controllare anche in palleggio. Rinuncia all'attacco, ma non serve per conquistare il punto. Nadal, vantaggio interno, parale 1-0. Vantaggio Nadal. Corridoio il dritto di Gimeno Traver, che era stato bravo con il rovescio lungolino per una volta uscire dalla morsa del dritto incrociato di Nadal. Net. Per poco non commette il secondo doppio fallo consecutivo, il nastro però mantiene in campo la palla, seconda che si ripete. È in campo il dritto lungo linea straordinario di Nadal. Arriva il primo break del match e ovviamente del numero uno del mondo. 4-2. ATP 500 di Rio de Janeiro, esordio del numero uno del mondo e ovviamente anche numero uno del seeding del torneo brasiliano. Al rientro in campo dopo la finale persa con Wawrinka a Melbourne. Nadal che ha conquistato il break nel sesto gioco. Tempo. Daniel Gimeno Traver ora al servizio per provare a rimanere nel set. Sta facendo davvero di tutto il valenziano. Cercando di difendere più possibile. Il regista si era un momento incantato. Rimane in campo il dritto di Gimeno Traver sulla riga 15-0. Chin love.
Sotterra il dritto, Ghimeno Traver. Risposta di Nadal che era ben giocata, ma una risposta normalissima. Sbaglia la risposta Nadal. 30 seconds. Si lamenta con se stesso per l'errore, anche perché è uscita di un metro circa questa palla. 30-15. Net for service. Altro errore di rovescio di Nadal. 40-15, game mal giocato finora dal numero uno del mondo, quest'ottavo del primo set. Game Ghimeno Traver. E tiene a 15, Ghimeno Traver. 5-3, serve per il primo set. Rafael Nadal avanti 5-3. Arriva un Vamos Rafa dagli spalti di Rio. Che bello questo rovescio in accelerazione incrociato di Nadal. Dopo aver comandato con il diritto. La palla rimane in campo, anche un rimbalzo falso e Nadal va in difficoltà, 15 pari. Sbaglia la risposta Ghimeno Traver, colpo che non deve sbagliare Valenciano per cercare di far partita pari con Nadal, anche perché è il suo colpo su un servizio non irresistibile. 30-15. Doppio fallo di Nadal che negli ultimi due giochi sta perdendo colpi, evidentemente non aiutato però da Ghimeno Traver, nel senso che non lo aiuta a giocare male, anzi lo lascia
avanti nel punteggio sbagliando cose anche banali il valenziano. Risposta cortissima di Jimeno Traver, non ne approfitta Nadal. Sbaglia il dritto Jimeno Traver, ha fatto bene a provare l'accelerazione. Sembra essere un po' calato l'intensità Nadal, 40-30 comunque set point. Non riesce a comandare come prima, la palla cammina meno Nadal in questi ultimi minuti. Senza troppa fatica regge Jimeno Traver e poi ribalta lo scambio. 40 pari. Insiste da quel lato, chiude Jimeno Traver nel lato sinistro del campo. Gli ultimi due dritti camminavano ed erano molto molto rotati. Il numero di giri che dà la palla con il top di Nadal non riesce a darlo a nessun altro. Chiude Rafa Nadal il primo set grazie al servizio, 6 giochi a 3. Net. Passos. Passata per miracolo la palla di Nadal che ha anche sfiorato il nastro, forse ha messo anche leggermente fuori tempo Jimeno Traver che comunque avrebbe potuto e dovuto far meglio. 30-40. 30-40, annullata la prima palla break, ce n'è una seconda punti da annullare per Nadal. È lungo il rovescio di Nadal, Jimeno Traver a spingere, Nadal a difendere, 2-0.